A distanza di 10 anni dal terremoto, terminata la gestione emergenziale, in Molise ci sono 884 nuclei familiari alloggiati o nei moduli abitativi o in autonoma sistemazione con rimborso del fitto perché la loro casa è inagibile. Sono questi alcuni dei dati emersi in un convegno che si è tenuto ieri sera nel villaggio provvisorio di Bonefro, presente anche Giovanni Lattanzi degli Ecodem Nazionale. Un momento di confronto per riflettere sugli errori commessi e sui ritardi che si sono accumulati, su tante scuole che non sono state messe in sicurezza e sulla mancata ripresa economica dell'area del cratere. Abbiamo perso un'occasione per una regione che doveva essere un modello nella ricostruzione, ha detto Michele Petraroia, vicepresidente della Commissione regionale lavoro. L'anniversario del terremoto sarà l'ultima occasione per accendere i riflettori su San Giuliano di Puglia e parlare degli insulti fatti a questa regione con la ricostruzione, ha affermato il parroco di Bonefro, Don Antonio Di Lalla. L'incontro di Bonefro è stato organizzato dall'Associazione Ecologisti Democratici del Molise, dal periodico La Fonte e da Cittadinanza Attiva. A 10 anni dal terremoto sono tantissime ancora le famiglie molisane fuori dalle case. Che cosa non ha funzionato il sistema Molise? Beh, diciamo è lì, forse uno dei simboli dell'inefficienza di questo paese, della differenza tra quelle che sono le attese dei cittadini e quello che accade, della differenza tra quello che è un paese normale e quella che è la realtà. Noi siamo qui oggi anche per testimoniare che diciamo, l'indignazione non deve mai lasciare il passo alla rassegnazione, perché fin quando ci saranno casi simili, diciamo, questo paese non si potrà definire normale. Cittadinanza Attiva ha lavorato tantissimo, anche e soprattutto per la sicurezza per le scuole. Secondo lei quanto è stato fatto e quanto si deve fare ancora? Diciamo che quello che è stato fatto è ancora molto distante da quello che è accaduto, che ci può essere per dare un segnale di cambiamento. Basti pensare alle vicende di San Giuliano di Puglia e al fatto che ancora a distanza di 10 anni si pensa che quello che è accaduto lì sia legato al terremoto, invece non ha niente a che fare col terremoto, è legato alle inefficienze, alla mancanza di attenzione e a una bella fetta di responsabilità umane che ancora gridano vendetta a distanza di 10 anni. Durante l'iniziativa è stato presentato il documentario Aspettando Casa Mia di Alessandro Tossatto e Massimo Di Nonno.